Con coach Zanini dopo la sconfitta 3-2 nella semifinale del primo torneo internazionale Città di San Giovanni Marignano, cosa ha fatto la differenza secondo te? No, abbiamo fatto una partita con troppi alti e bassi, ci abbiamo impiegato molto a entrare in partita, secondo nel primo set abbiamo fatto molta fatica in ricezione e abbiamo finito con molta fatica in ricezione. Questo ha condizionato sicuramente il risultato. Peccato perché nella fase centrale invece della partita abbiamo espresso un ottimo gioco sia in attacco sia con percentuali di attacco molto, molto interessanti, con efficienza di attacco molto interessante, molto elevata, in particolare con la drop, e abbiamo fatto ottime cose a muro difesa. Però le partite si vincono anche con la continuità che oggi è mancata, quindi siamo un peccato per l'inizio e la parte finale in cui siamo calati molto. Ecco, quali sono le indicazioni più utili che ti porti a casa? Ma che la continuità si trova solo lavorando giorno per giorno, quando saremo ovviamente anche con tutti gli effettivi, quando saremo al completo. Questo è frutto un po' anche di questo periodo dove ci siamo allenati poco e spesso e volentieri non neanche in 12, quindi questo si fa fatica a trovare continuità, a trovare ritmo gara, insomma. Non è un alibi, non vuole essere un alibi, perché ripeto, comunque secondo me qualche diverse situazioni si potevano gestire meglio e questo poteva comunque cambiare l'esito della gara. Che risposte ti aspetti domani dalla finale per il terzo o quarto posto? Ma mi aspetto una squadra che abbia voglia di scendere in campo comunque per correggere quelle cose che non hanno funzionato bene oggi, iniziando dalla ricezione e anche dal servizio, perché un conto è sbagliare il servizio rischiando parecchio, un conto è sbagliare il servizio con dei servizi con una qualità scadente. Sì. Quindi cominciando da queste due situazioni.